di voi, facendo un bellissimo percorso di rete e di rafforzamento verso quella che è la tutela di un diritto. Io vorrei ricordare che la casa è un diritto e non è un privilegio come ci hanno abituato a pensare, e quindi vi chiedo di continuare a far crescere questa rete e continuare a dare concretezza a questo del diritto alla casa, che non sia più una chimera ma che diventi una realtà per tutti. Grazie. Quello che una volta erano temi che magari potevano essere avvertiti da fasce più deboli della nostra società, adesso toccano appunto, come dicevo, la carne viva di tutti noi. Io insomma, da 2 anni e mezzo seguo il tema della casa, conosco molti di voi, li frequento più di quanto frequenti ormai la mia stessa famiglia, e ho visto che c'è un po' tutto, venite da tutte le provenienze sociali, da tutti i lavori, da tutte le esperienze, da tutte le culture, da tutte le religioni, e quello che prima era un problema che si poteva più bene o male sì essere un problema del nostro vivere, ma non ci toccava perché magari noi avevamo deciso di fare, avevamo avuto la fortuna di fare una vita, insomma, una vita piccolo borghese, come direbbe qualcuno. In realtà anche quello che era poi insomma il ventre molle della nostra società è pesantemente colpito. E lo stanno appunto facendo pezzetto dopo pezzetto, provvedimento dopo provvedimento, spesso scollegati nel tempo e nelle relazioni tra di loro. Nella privatizzazione di quelli che sono i nostri diritti, uno dei cardini, per esempio, è la riforma del cosiddetto terzo settore, cioè le cooperative fondamentalmente, che si stanno sostituendo in molti ambiti, penso all'assistenza sanitaria e all'assistenza anche delle fasce più deboli, bambini, anziani, i portatori di disabilità, penso alle cooperative legate anche all'ambito della sicurezza, le cooperative che vanno a soppiantare privatamente quello che era un trasporto pubblico, tutti i temi che vi dicevo prima. Questa riforma del terzo settore fa sì che quella che doveva essere una creazione economica basata su un vincolo cooperativistico tra gli operatori, quindi era un'unione che faceva la forza tra lavoratori, adesso si sta trasformando con questa riforma del terzo settore in un organismo economico dedicato alla logica del profitto a tutti gli effetti. Perché? Perché potrà andare ad accedere a forme di finanziamento sul mercato, quindi che ne so, emettere obbligazioni, azioni, e poi quando verranno collocate, chissà se verranno collocate con la stessa onestà intellettuale che poi ha portato al collocamento di titoli che ogni tanto si scopre essere tossici, penso alle ultime tragedie di questi giorni con le 4 banche che sono state fatte fallire e poi hanno portato anche al suicidio della prima vittima, di quella che purtroppo sarà solo la prima di queste vittime, e potranno quindi accedere a forme di finanziamento e nello stesso tempo potranno anche distribuire profitti tra i soci, che spesso e volentieri non dovranno neanche essere operatori del settore, gli stessi lavoratori della cooperativa. Questo significa portare a sistema, dare legalità a quello che finora era un sistema malato, cioè tu prendi il sistema di mafia capitale, dove crei l'emergenza, crei il bisogno, va alla cooperativa, io ti salverò, e poi invece si è capito quali erano gli scopi e quali erano gli intenti veri, lo porti, lo normi, lo fai diventare la legalità. E questo è il progetto che sta avvenendo su tutti i settori. La casa, noi l'abbiamo affrontato il tema della casa, io mi sono avvicinata perché tra l'altro su un ambito qui vicino, Talenti, e quindi la zona di San Basilio, Talenti, Porta di Roma, sono zone pesantemente colpite dal fenomeno sia dei piani di zona che delle case degli enti previdenziali privatizzati. E in questi 2 anni e mezzo con Asia, con Vincenzo Verticaro, con un team di alpinisti del Movimento 5 Stelle, con i portavoce a tutti i livelli regionali, municipali e parlamentari, abbiamo intrapreso un percorso
che sta inevitabilmente svolgendo verso la conclusione, cioè verso l'inchiesta della magistratura, perché tanto ormai in Italia abbiamo capito che dove la politica fallisce, cioè praticamente sempre, deve arrivare la magistratura, sperando che sia la magistratura buona e che non sia la magistratura deviata o comunque collusa. E noi abbiamo quindi, siamo partiti con quelli che sono gli strumenti dell'interrogazione parlamentare, siamo andati, non trovando risposta come spesso accade, a bussare alla porta e a rompere le scatole per quanto riguarda per esempio gli enti privatizzati alla Comit, al Ministero dell'Economia e Finanze, al Ministero del Lavoro, siamo andati in Corte dei Conti, siamo andati da tutti quei soggetti che dovrebbero essere preposti al controllo, al controllo sulla vita di questi enti previdenziali privatizzati e quindi anche al controllo sulle attività che vanno a sostenerle, come appunto il discorso della casa, e alla fine siamo arrivati appunto con una bella richiesta di inchiesta alla magistratura che sta procedendo e che speriamo prima o poi insomma porti anche a qualche... Purtroppo siamo arrivati, non vorremmo essere manettari, però ogni tanto insomma qualche bel arresto insomma ti alleggerisce un po' lo spirito. E d'altra parte invece a livello politico, perché noi cerchiamo, siamo cittadini prestati alla politica per un tempo determinato e cerchiamo insomma di migliorare il mondo in cui torneremo dopo massimo due mandati, a qualunque livello essi siano. E abbiamo proposto, e verrà discussa si spera a gennaio nella mia commissione, che è la commissione lavoro, una risoluzione che vada verso la pubblicizzazione degli enti privatizzati, perché se deve esserci previdenza obbligatoria devono essere pubblici o dentro o fuori IMSS, se vogliono fare come cavolo gli pare, non vogliono il controllo pubblico, perfetto, diventa previdenza integrativa privata, e se io che sono un appartenente a una di queste casse, iscritto a uno di questi albi professionali, voglio fare la mia previdenza privata, me la faccio con la mia cassa professionale di riferimento, perché se poi avere la moglie ubriaca e la botte piena, troppo comodo insomma fare come cavolo di fare con i soldi però che ogni lavoratore è obbligato a dare. Per quanto riguarda i piani di zona, che dire, anch'io la prima volta che mi hanno introdotto a questo fenomeno ho pensato di essere quasi su Scherzi a parte, no? Perché non potevo pensare che ci fosse un sistema così ingegnoso, ben costruito, per far sì che un'idea forte stata, forte e sana, che era quella che avevano avuto a partire dagli anni 60, la politica quando ancora aveva una visione del paese, delle generazioni future e non alle prossime elezioni, aveva immaginato. E anche lì siamo partiti da un'interrogazione, varie interrogazioni declinate a tutti i livelli, parlamentari, regionali e comunali, eppure lì non avendo risposta ed essendo abbastanza rompiscatole, siamo arrivati a bussare a tutti i soggetti che sono coinvolti in questo tema, che sono poi insomma gli enti locali, quindi i comuni, la regione Lazio nello specifico, e fino al ministero, richiamando tutti alle loro responsabilità e andando proprio tra l'altro a sederci di fronte quello che forse molti di voi conoscono tra l'altro, perché ormai è famoso e anche famigerato, l'ingegnere Tonini Giddi, che è il responsabile della unità operativa per l'edilizia sociale a Roma, e andare a scoprire che praticamente il comune di Roma ma avere la missione proprio insomma candidamente che il comune di Roma, l'ufficio preposto, non effettua i controlli che la legge gli impone, è una cosa che insomma ti lascia un attimo senza fiato, avere un'ammissione così candida da parte della persona che dovrebbe essere responsabile dell'attività del controllo, che fa sì che i soldi delle nostre tasse investiti per un progetto di edilizia sociale che vada a favore insomma dei cittadini, in realtà finiscono nelle tasche dei finanziatori delle campagne elettorali, di quei signori che sono da svariati consigliature all'interno del comune, della regione e dello Stato. E anche qui come stiamo agendo? A livello legale, ovviamente, tra l'altro Vincenzo quando farà il suo intervento racconterà insomma, l'ultima
è l'ultima denuncia che è stata presentata attraverso ASIA alla Procura di Roma, e che è stata poi insomma anche rafforzata da incontri con prefetto e questore proprio di Roma, proprio per andare a rappresentare oltre la carta, oltre la lettura della carta, quella che è la situazione. E poi abbiamo presentato al Ministero la richiesta di moratoria per gli sfratti per i piani di zona, andando a intervenire su, prendendoci insomma un polmone di almeno un anno, approfittando del giubileo per riuscire poi a andare a risistemare sia il vuoto normativo che si è verificato tra decreti ministeriali, leggi, regolamenti eccetera eccetera, ma soprattutto per far sì che pure la magistratura arrivi, se ne porti dentro qualcuno e magari pure lì inizieranno finalmente a lavorare per gli interessi dei cittadini e non per gli interessi di pochi. Tra l'altro io volevo, prima di concludere, volevo dirvi insomma anch'io, come il giornalista che ci ha preceduto, purtroppo non potrò rimanere fino alla fine perché siamo in instabilità, convocati a cercare di trovare, di fermare qualche regalino ai soliti amici e cercare invece di trovare un po' di soldi da usare a favore dei cittadini, quindi mi dispiace che non sarò fino all'ultimo, però ecco, ci tenevo a essere presente oggi perché stiamo, secondo me, con ASIA, con Vincenzo Pitticaro per la parte legale, con molti di voi, facendo un bellissimo percorso di rete e di rafforzamento verso quella che è la tutela di un diritto. Io vorrei ricordare che la casa è un diritto e non è un privilegio come ci hanno abituato a pensare, e quindi vi chiedo di continuare a far crescere questa rete e continuare a dare concretezza a questo del diritto alla casa, che non sia più una chimera ma che diventi una realtà per tutti. Grazie. Grazie.